Ciao a tutti, oggi preparerò il pan di Spagna, è una mia ricetta ed è semplice e il pan di Spagna verrà buonissimo. Gli ingredienti sono 3 uova, 150 g di zucchero, 100 g di farina e 50 g di frumina. Io non sto usando il lievito, però metto qualche goccia di aroma di limone. Iniziamo con la preparazione. Siroppano le 3 uova. Si aggiunge tutto lo zucchero e si inizia a sbattere. Ora, praticamente le uova dovranno diventare molto spumose, quindi quando sarà un composto denso e spumoso, dobbiamo aggiungere piano piano la farina. Ho finito, vi faccio vedere com'è risultato il composto bianco e spumoso. Dobbiamo aggiungere piano piano, anzi no, scusate, mettiamo qualche goccia di aroma al limone che a me piace per levare un po' il gusto dell'uovo. Non si dovrebbe mettere, però questa è una mia chicca che voglio fare. Ora aggiungeremo farina e frumina. Praticamente faremo questo per dare aria all'impasto. Piano piano. Lo setacciamo. Io già l'ho setacciato altre 2 volte, questa è la terza volta. Facciamo così e si mescola dal basso verso l'alto. Così. Fino a quando la farina si amalgama bene, aggiungeremo l'altra. Ora quindi abbiamo detto su 3 uova ho messo 150 grammi di zucchero e 100 g di farina 00 e 50 g di frumina.
delicatamente, si gira. Si deve cercare di avere un impasto liscio, senza grumi. Così. Gira senza avere fretta. Il forno deve essere già caldo a 180 gradi, statico, mi raccomando. Ecco fatto, finito. Ora prendo la teglia, questa è una teglia da 20 cm di diametro, imburrata e infarinata. Ora, se voi a casa avete una teglia da 24 cm, 25, dovete farlo con 5 uova. Praticamente le dosi saranno diverse, giustamente. Quindi 5 uova, 250 di farina e 250 di zucchero. Poi, se volete mettere la... Se volete mettere la frumina, fate metà e metà. Ecco fatto. Bene, questo è l'impasto. Questo è l'impasto, lo vedete? Bello spumoso, bianco. Ora lo andremo a mettere in forno, 180 gradi per 30 minuti, state attenti perché può bruciarsi, e forno statico a metà altezza. A dopo! Ecco il risultato, un buonissimo pan di Spagna. Se il video ti è piaciuto metti un mi piace e iscriviti al canale. Ciao!